È atteso per domani mattina alle 9 il sopralluogo alla cittadella giudiziaria di Salerno del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che con l'assessore all'urbanistica del comune di Salerno Mimmo De Maio vuole valutare di persona gli spazi dove dal 10 aprile inizierà il trasferimento della terza sezione civile, seguita subito dopo dalla sezione lavoro del tribunale, inizialmente non prevista ma dovuta dal distacco d'intonaco del soffitto dei locali occupati dalla cancelleria, seguita poi dalla seconda sezione civile. Il comune di Salerno vuole rendersi così conto della situazione anche alla luce di una serie di criticità della struttura che sono state contestate al seguito di un altro sopralluogo, quello compiuto nella giornata di ieri dalla UILPA, il sindacato di polizia penitenziaria, i cui rappresentanti si sono recati al nuovo palazzo di giustizia in compagnia anche della presidente della Corte d'Appello Isi De Russo, del presidente del tribunale Giovanni Pentagallo, del procuratore aggiunto Masini. Tra le criticità individuate, il non ancoraggio alle pareti degli armadi per gli archivi correnti, gli stessi sono ritenuti dal sindacato insufficienti, così come sarebbero troppo piccole le aule di udienza e gli spazi riservati all'utenza assolutamente inidonei anche per la ristrettezza dei corridoi. Secondo la UILP inoltre mancano le porte antipanico nelle aule d'udienza, dove è certo e prevedibile la presenza di oltre 25 persone. In una nota il sindacato della polizia penitenziaria aggiunge che, pur riconoscendo la differenza sostanziale e strutturale dei nuovi locali rispetto a quelli attualmente occupati dal personale, soprattutto nell'edificio vicinanza, che sono assolutamente inidonei, le criticità evidenziate debbono essere comunque risolte. Gli spazi in generale sono insufficienti e in altri sovradimensionati rispetto alle esigenze del servizio, e per questo la UILP ha formulato le proprie critiche ai vertici magistratuali e dirigenziali che 10 anni fa hanno ripartito e organizzato gli spazi. Il sindacato ha inoltre detto che seguirà attentamente tutte le procedure e le modalità di trasloco e di riorganizzazione degli uffici.